Arte e scienza, dalla scuola pitagorica all'arte contemporanea. Al via venerdì 23 settembre 2022 alle ore 18 nel giardino dell'Istituto di Ricerche sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ex talassografico a Cerruti di Taranto in via Roma 3, l'evento culturale Arte e Scienza. Alla scuola pitagorica all'arte contemporanea, primo incontro di esperienze al caffè della ricerca. Incontro promosso ed organizzato dalla ILSA di Taranto, dal CNR, dal Comitato per la Qualità della Vita, con il contributo del CRAC Puglia, Centro di Ricerca Arte Contemporanea di Giulio De Mitri, e patrocinato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Università del Comune di Taranto. Gli incontri di esperienza al Caffè della Ricerca avranno come scopo quello di stimolare feconde discussioni e riflessioni che affondano le loro radici nel terreno fertile dell'esperienza sia in ambito artistico che scientifico, avvicinando così il pubblico ai grandi misteri dell'esistenza umana e dell'universo. Qui siamo nella sede del talassografico e stiamo ragionando su questa manifestazione che si svolgerà il 23 di settembre e vorremmo anche un suo giudizio su questa, su quello che succederà insomma in questo giorno. Beh, in quel giorno declineremo con i relatori che sono stati coinvolti proprio il tema arte e scienza, ma soprattutto rilanceremo il vecchio progetto della scuola pitagorica, perché vogliamo collegare appunto questa iniziativa che vede al centro l'ex talassografico, ma anche l'Istituto Pitagora e poi il CRAC, lo vogliamo collegare con questo percorso, questo itinerario delle nostre radici, da Taranto a Crotone. La rete che è stata avviata e che sarà formalizzata nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, ovviamente ci consentirà di coinvolgere l'intero territorio che va da Taranto a Crotone e, perché no, coinvolgerlo con riferimento alle nostre radici pitagoriche, ma ovviamente in questo senso con la valorizzazione della nostra terra e nella valorizzazione della nostra terra il coinvolgimento della ricerca e quindi degli studenti anche con il percorso universitario. Ok, grazie Tania. Grazie della tua testimonianza.